Auguro, anche se per voi ci saremo appena salutati, perché di fatto sto girando ancora a luglio. Dovevo fare questo video adesso, perché appena è successa una figata immensa che dovevo assolutamente mettere in video, anche se poi voi lo vedrete dopo le vacanze. E si vede che questa cosa è fatta senza pensare, senza aspettare, perché come al solito la webcam si è sporcata e sembra che io sia avvolto da chissà quale luce divina. Però il fatto che sono solo a casa e volevo assolutamente fare questo video perché sono appena comparso in un video di Nadia Tempest. Yo! E fra l'altro è un video molto importante per me perché parla dei disagi delle persone LGBT. E ora, detto così, disagi, uno pensa che sia un video fatto per denigrare, no? E il titolo è questo proprio perché Nadia con le sue risposte smonta un disagio dietro l'altro. Lei riceve moltissimi messaggi perché ha tipo 700-800 mila iscritti. Non mi aspettavo minimamente di essere estratto, per cui le ho chiesto di rubare, fra virgolette, in maniera legale la spezzone. Mi ha scritto: tu puoi, se non ci credete ti faccio anche lo screen della risposta, ma non penso sia necessario. E quindi niente, io adesso sparisco per qualche minuto e vi lascio allo spezzone. Ciao Nadia, uno dei tanti disagi di essere gay, quando la gente dice: ma di te non si vede. Ora io voglio premettere, sono per la difesa della libertà di espressione, quindi ognuno si veste come vuole, non ci sono cose da donna, cose da uomo. Diciamo che sono termini che si usano convenzionalmente, però in cui io non credo. Detto questo, fatta la premessa, dico non è che per essere gay bisogna necessariamente etichettarsi vestendosi come Renato Zero negli anni 70. Si può essere gay e sentirsi a proprio agio anche con abiti cosiddetti maschili, lasciando appunto agli altri la libertà di espressione. Ai bambini dovremmo già insegnare che non esiste un colore da maschietto, un colore da femminuccia, un gioco da maschietto, un gioco da femminuccia, no. Così come a molte bambine può piacere giocare con le macchinine, così ai maschietti può piacere giocare con le bambole. Io noto che però questa cosa sia un pochino più rivolta ai maschietti. Se voi ci fate caso, le femminucce sono già più libere, proprio convenzionalmente parlando, per la società, di indossare anche, non so, il colore celeste. Invece per i maschietti c'è un'attenzione morbosa quasi. No, il rosa è da femmine. Torno a dire ancora una volta, non sarete voi a indirizzare vostro figlio su alcune cose che non possono essere indirizzate. Perché ciò che si è non si può cambiare. Cioè, mettetevi nei miei panni, io non me l'aspettavo proprio, ero lì che mi guardavo tutto il video perché comunque è un argomento che mi tocca. Infatti nel box info vi lascio il link al video perché vale veramente la pena, non solo per chi è gay, lesbica, bisex o chi si sente di genere opposto o addirittura di nessuno dei due rispetto alla nascita. Va bene per informare, per capire quali sono le situazioni che ci mettono a disagio. Io ovviamente metterò un titolo molto da fanboy perché spero che la curiosità di vedere il video intero venga da voi, anche se so che difficilmente riguarda il box info. Linkerò anche questo video a Nadia, chissà se commenterà o meno, vedremo. Avevo detto che volevo stare a trovarmi, penso che mi abbia riconosciuto per avermi risposto più fuori. E io vi ringrazio per averlo guardato, vi ringrazio tantissimo. Non ho spento il ventilatore perché è troppo caldo, spero che non mi senta troppo. E vi ricordo, se state vedendo questo video per la prima volta, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi se volete anche al mio canale SMR che vi lascio in descrizione. Seguitemi su tutti i miei social che si trovano sempre in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!